Giovanni Maisto, assessore alla cultura del comune di Sant'Arpino. Sono passati i primi 100 giorni dall'insediamento dell'amministrazione di Mattia, un primo bilancio delle sue deleghe. Sì, sono stati mesi abbastanza impegnativi per me, così per come tutta l'amministrazione. Abbiamo dato le possibilità agli alunni delle elementari e delle medie di poter visitare il Museo Campano a titolo gratuito. Per valorizzare il territorio santarpinese si è deliberato l'installazione di diverse tabelle, le quali contengono dei codici QR. Questi codici QR, inquadrandoli dal cellulare, ci danno la possibilità di scoprire la storia di un determinato monumento o di un determinato palazzo, insomma, storico di Sant'Arpino. L'installazione è prevista almeno per 9 monumenti storici e il primo già l'abbiamo installato all'interno del Palazzo Ducale. Ripeto, basterà inquadrare il codice per scoprire la storia del Palazzo Ducale e anche questo è stata un'iniziativa totalmente a costo zero. Abbiamo proposto anche un nuovo format del Natale. Più che altro sono contento della modalità in cui è stato programmato e sviluppato, poiché insieme all'amministrazione hanno contribuito più di una ventina di associazioni e ripeto, come già detto in passato, anche questa iniziativa è stata portata avanti totalmente a costo zero e grazie all'aiuto dei volontari santarpinesi. Questo Natale è stato importante anche perché, oltre a cercare di valorizzare il centro storico, tant'è che tantissime attività si sono svolte all'interno del Palazzo Ducale, l'obiettivo era anche di valorizzare i talenti di Sant'Arpino. La dimostrazione è il concerto che si è tenuto poi all'interno della chiesa di Sant'Elpidio Vescovo, portato in scena dall'All Music Academy e da Vincenzo Cantiello. L'assessorato alla cultura ha sempre da fare a Sant'Arpino. Ci sarà il carnevale, poi la Pasqua, l'estate. Cosa bolle in pentola? Allora, settimana prossima inizieranno i programmi e gli eventi relativi al programma del carnevale che è stato proposto dal Comitato del Carnevale dell'Ano insieme alla collaborazione di Event Art Lab e all'aiuto di Elpidio Iorio. I miei ringraziamenti vanno a loro, noi li supportiamo totalmente anche perché sono aspetti culturali fondamentali della nostra storia. Cosa prevede questo programma? Ci saranno 4 appuntamenti online grazie ai quali scopriremo la storia culturale del Carnevale dell'Ano, ma non solo, anche relativa alla musica dei Carnevali dell'Ani e anche alla gastronomia del nostro Carnevale. Successivamente offriremo in piazza dei momenti ludici per i bambini, più che altro regalare a loro un sorriso. Prossimamente ci organizzeremo anche per la Pasqua, ovviamente per quanto riguarda le manifestazioni relative ai fuenti e programmeremo una estate come l'abbiamo fatto anche per il Natale, allargandola quanto più possibile alle idee dei nostri cittadini. Oltre alla delega alla cultura, lei ha anche la delega alle politiche giovanili, il forum, sta iniziando a lavorare per il forum giovani, a che punto è e che cosa prevede il forum? Sì, manca da molto tempo a Sant'Arpino il forum dei giovani, noi dobbiamo restituire questa possibilità ai ragazzi, ovvero la possibilità di potersi avvicinare al mondo politico di Sant'Arpino e non solo, affinché loro abbiano concezione effettivamente di tutti gli avvenimenti che ci sono dietro la politica, tutto il lavoro che c'è dietro un'amministrazione, lavoro quotidiano e impegno massimo. Magari questi aspetti non sono del tutto ancora chiari alle nuove generazioni e noi dobbiamo dare a loro questa possibilità di poter dialogare tranquillamente con le istituzioni di Sant'Arpino e ripeto, e non, perché magari potremmo allargare anche l'idea di un forum giovanile a Dell'Ano e quindi allargarla a tutti i paesi limitrofi. L'iter è più che avanzato, stiamo redigendo lo statuto, a breve lo porteremo in giunta, ovviamente passando per le varie commissioni consiliari, affinché esso venga approvato e affinché poi i ragazzi si impegnino in modo serio e concreto nello sviluppo culturale e non del nostro territorio.